Tutto bene? Avvicinati un po' alla fotocamera, ok? Così si vede meglio. La devo sistemare meglio perché sono con, come si dice, cose di fortuna. Aspetta, Non ti super preoccupare. Hai controllo. la luce alle spalle? Guarda, anch'io ho dovuto abbassare la sala cinesca perché stavo... Hai intanto tu tutto bene? Bene, bene, caro, bene. Alzo la... Perché io diciamo che utilizzavo questo per alzare le Non è una bella cosa comunque prendere un libro e utilizzarlo no, come porto gli supporto. agovitti, no, nel senso ci tengo moltissimo a questa, a questo, a questi volumi che ho comprato tempo fa a Milano nei vari mercatini e quindi diciamo che era, siccome sono dei volumi a tre, ho detto facciamo un po' di cose. Tra l'altro sono nel mio splendore massimo di quarantena. Guarda, sembri il beccaccino di Up, però stai benissimo. Guarda, tu dicevi poco fa in privato facciamo aperitivo, io ne approfitto con una Bella birra. birraccia da poco. Mi piacerebbe offrire, come si dice, come bei tempi quando ci vedevamo alla Messi. Mamma mia, è vero. Ne parleremo. Alla salute, intanto, che ce n'è bisogno. Ma tu non ne bevi? Io sì, però non ho birra, ho un aperitivo. Un aperitivo che Dai, dopo... io poi passo alle cose più forti dopo. Comincio con la birra così va bene. Grazie intanto per avermi, diciamo, voluto in questa tua iniziativa molto bella, nonostante io ho dovuto, diciamo, rimbalzarti per un po' di giorni perché ho avuto Preoccupare. un periodo un po' Proprio pieno. le consegne ci permettono poca Di attenzione e quindi capisco i momenti in cui siamo troppo impegnati. Adesso fortunatamente siamo riusciti. Mi senti bene? sì, io ti sento bene, ti sento perfettamente. Ok. E allora, intanto come stai? Come stai passando queste giornate? Inizi adesso a, diciamo, avere un po' più di libertà. Sei uscito da un progetto importante, da una consegna. Sì, e ne sono iniziate altre, per fortuna, nel senso che in realtà ora, vabbè, ho consegnato queste famose 96 tavole. Mi dispiace non poter dire di cosa, perché appunto se eravamo in privato potevo dirtelo, rimaneva così, però così. È comunque un progetto carino, non Disney, però legato al mondo dei videogiochi e per certi versi strizza un po' l'occhio alla Disney. Quindi in realtà è una di quelle cose un po', diciamo, una via di mezzo. Però alla fine mi sono divertito, più che altro io per me, oltre al guadagno, che comunque non è una cosa da poco, lavorare tanto, cioè qui si tratta di fare almeno un quattro tavole in media al giorno, considerato anche il sabato e la domenica, ti aiuta a sbloccare tantissimo la mano. Perché A comunque... 4 tavole al giorno? Mamma mia, Sì. come fai? Ma io lavoro, diciamo così, in realtà poi posso pure farti vedere degli esempi se fa piacere anche a chi guarda. Certo. Io prima mi leggo la sceneggiatura, per fortuna queste di qua erano 96 tavole ed erano delle storie inizialmente da 14 tavole, se non sbaglio, divise per 14 tavole, e altre erano, le ultime erano tipo di 4 tavole, erano delle mini storie. E io cosa faccio? Mi leggo le sceneggiature e mi faccio in piccolo gli storyboard, proprio come delle macchie di colore per avere più che altro gli ingombri e le cose qua. Poi me le allargo in Photoshop e mi faccio i layout. Poi alla fase successiva mi faccio le chine, metto eventuali grigi e se è il caso passo al colore. Di solito raramente diciamo la possibilità di fare tutto, a meno che non siano... È capitato con Disney ogni tanto. Per esempio, una roba che è uscita adesso dopo anni, un gioco di carte che ho tra l'altro ancora confezionato perché figurati, non me lo mandano, me lo sono andato a prendere io in edicola prima della quarantena perché è successo forse un 2 o 3 settimane prima. E quello lì era un prodotto che avevo fatto interamente io ed era, è stata una bella soddisfazione vederlo, anche se a distanza di 2 o 3 anni noti tutti gli errori, gli erroracci. Beh, ma comunque fanno parte della nostra crescita e sono anche importanti. Allora, tu fai parte, ovviamente, se vuoi presentarti, ecco, per chi non ti conosce, puoi un po' parlare delle tante esperienze che stai facendo, che hai fatto. Mi sei Guarda, venuto per...
Angry Birds, Disney, DuckTales, quindi. Io molte cose in realtà me le dimentico perché alcune cose sono proprio meteore, perché per esempio Angry Birds, ora tu me lo nomini, io me l'ero scordato, però ho fatto sì no, meno di 20, una quindicina di copertine per il fumetto degli Angry Birds che usciva per l'IDV qualche anno fa. Ora non so se continuano a uscire, però mi sembra di no. Mi sembra che forse diciamo, quelli classici si sono un po' esauriti come giro. Poi sì, ho lavorato fino a quest'estate ai fumetti dei DuckTales, quelli mi hanno dato Che soddisfazione. bello. Però con Disney ho fatto anche Lion Guards, Frozen per un po' di tempo, poi c'è stato anche, vabbè, gli Standard Character. Fino a quest'estate ho fatto un libro illustrato di Topolino, Paperino, quelli appunto i classici. E ora lavoro molto spesso con i cartoni animati. Cioè, mi occupo di fondali, storyboard, tutto quello che appunto riguarda la parte, diciamo, di character design, cose che facevo anche per Disney, cioè, che faccio alle volte anche per Disney, ora un po' meno perché col cartaceo si lavora di meno. Allora, spieghiamo una cosa, la nostra vita non è una vita normale, ecco, tra virgolette, cioè quando tu lavori ovviamente dentro le storie, devi scrivere, devi Sì. ideare mentalmente e diciamo programmare ciò che ancora devi andare a disegnare, quindi in tutti i gesti quotidiani è come se noi viviamo un po' una realtà diciamo parallela, Io andiamo sempre a pensare. dico sempre che in realtà disegnare, lo dico anche ai miei alunni perché tutto questo si sa, insegno anche ad una scuola e anche questo qua mi tiene per ora per fortuna molto impegnato con l'insegnamento perché ho veramente la fortuna per ora io di lavorare nonostante questo periodo. Allora, non voglio dire, per rispetto appunto anche del problema che c'è per ora di malattie, ovviamente è una situazione grave, non voglio dire che mi è andata di culo, però mi ha agevolato molto, mi ha fatto guadagnare molto tempo per i lavori grossi, questa cosa, perché lavorare anche da casa un pochettino mi ha fatto risparmiare tempo. Ovviamente però lavorare con i ragazzi mi aiuta anche imparare meglio tutti questi concetti che tu hai detto, nel senso che io, per esempio, anche se sono un disegnatore prettamente, diciamo, cartoon, mi ritrovo a insegnare anatomia, prospettiva, che è comunque uno dei punti forti miei, anche perché lavoro molto con i fondali pure, e mi piace, tra l'altro. Dicevo, io dico sempre, quando si fa una tavola in classe, tavola o illustrazione, quello che è, poi ti farò vedere anche delle cose. Sì. Uno deve essere un po' attore quando fa i personaggi, cioè li fa recitare, regista quando monta le scene e addetto alle luci quando passa al colore, qualora uno è anche colorista. Quindi diciamo che secondo me, almeno questo è come lavoro io, quando io creo una tavola o comunque sia un'illustrazione, un libro per bambini, per adulti, quello che è. Io quello che penso è innanzitutto che quei personaggi che recitano devono essere vivi, cioè devono, anche se non parlano, anche se il bambino non sa leggere, devono sostanzialmente dare quell'idea di essere persone reali. Quindi se abbiamo un personaggio che è, per esempio, Antonio Federico, anche se non vediamo come lui parla, perché magari io sono un bambino piccolo, non so leggere dalla postura o da come lui recita, chiamiamo così. Io capisco che lui è un tipo di carattere rispetto magari a Ciro che invece ne avrà un altro. E questa cosa è importantissima. Poi c'è tutto il discorso di anatomia, prospettiva, e la prospettiva per esempio serve a dare ad una scena un pathos diverso, quindi lì c'è un po' un discorso anche di regia. Vero. Colore, io ad esempio anche col colore ci tengo moltissimo, con i colori sono un po' maniacale per certi versi, col colore si dà un imprinting in più. Cioè, si riesce a dare un'atmosfera anziché un'altra. Io infatti spesso quando faccio lezioni di colorazione, io la prima cosa che chiedo è che stagione è, dove siamo, che orario del giorno stiamo trattando, perché è importante. Poi è ovvio che queste regole bisogna saperle per stravolgerle. Mi carico un po' di benzina.
Assolutamente sì, sono d'accordo. Dicevi proprio la recitazione dei personaggi, facciamo un esempio, no? Per chi ci sta guardando, cioè se dovessi disegnare una ragazza, una dolce fanciulla che sta pensando, magari penserebbe così, mentre Batman penserebbe così, penso. Esatto, poi è tutta una questione, guarda, ti faccio anche vedere poco fa a tempo perso, vediamo se riesco a ruotarla, dovrebbe essere così. Mi stavo facendo sta cosa dei sei personaggi, no, qua c'avevo Marco Fucico, volevo farla in più pose. Io la prima cosa che faccio è, diciamo, mantenere, fare tipo delle silhouette, prima ancora della prospettiva, poi do un po' di linea dinamica. Ora mi viene un... Silhouette, linea di forza, sono tutte le regole, le tecniche per, diciamo, iniziare. Poi vai a costruire volumi Esatto, fondamentali, però capito? appunto gli cerco di dargli già una forma abbastanza sinuosa. Ora io con una mano tengo il telefono e con l'altra. E Sì, va, io faccio un po' poi di disegno. ovviamente quello che mi interessa è dare, creare movimento sostanzialmente al personaggio. Poi c'è tutto il resto, le chine, e ovviamente da questo passaggio io poi faccio altri volumi. Io sono molto, molto lento per certi versi anche nel costruire il disegno. Ovviamente lento intendo che cerco di andare di velocità, però di ottimizzare i tempi, ma ci perdo, diciamo, il tempo giusto. Poi si capisce che in una situazione di come quelle famose 96 tavole arriva al punto che attivi la combo, no? Cioè cominci a farle e ti escono fuori velocemente. E, tra l'altro, poi ci sono dei lavori ovviamente che sono più congeniali, tipo per esempio con i DuckTales. Io lì sono andato abbastanza sciolto perché prima di tutto mi piacevano e poi sostanzialmente potersi appoggiare sullo spigolo quadrato mi aiutava moltissimo rispetto magari a delle forme tonde che per carità so fare per una questione di formazione, però sono un Come po'... pensi di questo cambiamento, personalmente? Come? Questo nuovo, diciamo, linguaggio espressivo dei DuckTales, insomma, della Disney, che è stato da poco. Allora, io ho una teoria, in realtà, che è una teoria mia e non è confermata. Io penso che i DuckTales fatti così in maniera squadrata siano stati fatti per due motivi. Intanto per un pochettino separare quello che è il canone classico, che appunto è il Paperino come lo conosciamo noi, con le sue forme tonde, che comunque già avevano minimamente un pochettino stravolto con i nuovi corti, quelli là di Topolino. Sì. Allo stesso tempo, loro si sono voluti, secondo me, un pochettino mettere a dare un po' di spallate a Cartoon Network, facendo un po' di concorrenza a Steven Universe, a Adventure Time, perché in realtà loro, se ci fai caso, anche con altre serie tipo Gravity Falls, ma anche mi pare che c'è anche con Kim Possible qualche anno fa, loro un pochettino ammiccavano, hanno comprato dei prodotti che tendenzialmente erano più sull'Andazzo Hanna-Barbera. Infatti io quando guardo i DuckTales, o meglio quando mi hanno mandato la famosa Bibbia per capire cosa fare, cosa non fare, perché lì poi in Disney c'è un controllo qualità maniacale, perché giustamente essendo Disney è così. Loro... ho visto molte somiglianze più a Chuck Jones che ai vecchi corti della Disney, quindi molte cose mi sembravano più da Willy il Coyote come disegni. Quindi secondo me c'è stata una sorta di ibridazione, perché comunque c'è un ammiccamento al fumetto ma anche al cartoon un po' più, diciamo, stilizzato. Quindi secondo me è più una moda che una scelta, cioè è più un'esigenza di mercato. È ovvio che può piacere o non piacere. A me, sinceramente, piace molto lo stile grafico. Sto seguendo la serie, l'ho seguita perché, vabbè, come te, sono figlio di degli anni. Questo è nato con la sigla del Esatto, DuckTales. la sigla che poi, se non ci blocca nel video per copyright, la cantiamo magari. Io lo voglio cantare, sì. E Poi c'è dicevo. qualcuno che durante la sigla fa sempre Esatto. La cosa che un pochettino mi, diciamo, mi dispiace, aspetta che qua però lo metto un po' più alto questo, provo a metterlo, vediamo se riesco a fare al contrario. Dicevo, ecco, qui va meglio. La cosa che un po' mi dispiace di questa serie è che in realtà vuole fare contenti tutti, però lo fa in maniera molto veloce, perché
Io ho notato che ci sono nella prima stagione molti riferimenti alla vecchia serie originale dei cartoni animati. Nella seconda stagione hanno spinto molto con i fumetti, nel senso che hanno inserito Paper Oga, c'era un rumor che volessero inserire anche Paperinik, però non so se lo fanno più. Hanno messo Roger Duck in una puntata, anche se l'hanno un po' stravolto, però allo Io stesso ricordo Jack tempo... McQuack. Com'è? Io ricordo Jack McQuack. Lui è un personaggio della serie originale, tra l'altro una cosa che fa ridere è che lui è un mio coetaneo, perché la serie dei DuckTales è dell'87, lui c'è una puntata nella prima stagione dove ha una carta di... non la carta d'identità, la patente, e sostanzialmente è nato nell'87, c'era scritto 1 gennaio 87 che è il lancio, mi pare, della prima puntata dei DuckTales. Ora non so se era proprio l'1 gennaio, però mi sembra di ricordare di sì. Lui è il personaggio che forse hanno cambiato meno a livello di carattere. Allora, si scrivono i testi della canzone, quindi la possiamo cantare. Mettiamo l'audio. Allora, Vai, vai, parti lo con metti tu o lo l'audio. metto io? Mettilo tu, facciamo prima. Vediamo se la trovo. Vabbè, no, cantiamola così, anche se io mi imbarazzo a Vai, cantare. Non cominciamo. so se così. Inizio Io io. ti faccio la... Qua la vita Paperopoli è un grano. Va, Bravo. di più. Corri, voli in aeroplano, ma che... Ma che La pagherò più, ballo, sai, io comunque. Storie di i paperi. paperi, ma che bei paperi, Duckes. La cantiamo noi, dai, perché sennò calano le visite, che già... Sì, se devo cantarla. E poi l'altro giorno, cioè, parlavo al telefono con una mia amica, di sai, ci sarà Ciro, Ciro fa i Duckes, che sono i Duckes? Cioè, Ma non li allora, è ricorda. generazionale, per esempio, io sono convinto che i DuckTales li abbiamo vissuti più noi che siamo figli degli anni 80, perché poi siamo quelli che abbiamo avuto modo anche di rivedere le repliche. Per esempio, per ora molti sono hypati per i Gargoyles su Disney Plus, e i Gargoyles sono, lo posso confermare, una signora se... Minchia, si stanno collegando persone che non dovrebbero essere. Va bene, dicevo, la serie Tanto va Gargoyles... anche su YouTube il video, quindi sei fottuto, cioè. Ah, proprio, quindi devo stare attento anche a quello che dico. No, dicevo, i DuckTales sì, sono una di quelle serie che noi abbiamo avuto modo di apprezzare, però allora cosa ha in più, secondo me, in questa serie nuova rispetto alla vecchia e cosa ha in meno? In più ha che loro hanno voluto, diciamo, rievitare l'ammorbidimento, non so dirlo, degli spigoli che avevano fatto nella prima serie. Lì era tutto più buono. Invece qua, Zio Paperone, ciao Nino Lopinto, lo voglio salutare perché siamo su YouTube. Hanno voluto rendere un po' più simili per certi versi alcuni personaggi ai fumetti, anche rivoluzionandoli completamente. Allo stesso tempo, però, hanno stravolto alcune cose. Ah, c'è la banda Bassotti. Qui c'è la banda Bassotti, tra l'altro, nonno Bassotto nella serie, diciamo, nuova dei DuckTales compare, ma nei flashback. E poi, vediamo se lo È una storia che stai scrivendo tu? trovo. Sì, in realtà è una storia che già... Ho scritto e sostanzialmente sono questi. Me lo ricordo, l'ho visto anche alla Mezza Comics, perché ecco, la Mezza è una bellissima realtà, la fiera di la Mezza Comics, che ci ha permesso anche di conoscerci, quindi. Sì, questo di qua è, diciamo, un modo per me di un pochettino rilassarmi, nel senso che qui io mi diverto a fare appunto tutta sta parte qui, poi oltre a questo c'è tutta la parte degli studi che vabbè un po' in confusione per ora perché sono stati messi, questo qua addirittura è del 2017 per farti capire la lentezza con cui io, o meglio non la lentezza, lo faccio nei ritagli di tempo per ora perché fin quando non ho qualcuno che mi dà l'ok e mi dice va bene, questo si può fare, io sarò, diciamo, devo dare sempre la precedenza per dire a Certo. roba tipo, non lo so. Bravo. Vediamo un attimo se riesco a trovarli. No, ma la tua linea è inconfondibile. Comunque,
riesce sempre a vedere la tua linea, il tuo tratto, la ricchezza di particolari nella tavola. Mi sono un po' svecchiato, però in realtà si vede molto anche in cose come queste, per dire che sono delle copertine che ho fatto, già sono uscite in edicola di Topolino, per alcune raccolte, però queste qua purtroppo, no, purtroppo, per fortuna hanno la precedenza. Poi ho cercato anche di fare dei lavori come questi di qua, che sono principalmente per i cartoon, quindi sostanzialmente io qui vado a fare uno stile completamente diverso rispetto a quello a cui siamo, diciamo di solito abituati. Poi capitano anche robe di questo tipo, per esempio, sempre per lavoro, cioè le Barbie. E qui lo stile va un po' a nascondersi. Sì, bisogna diciamo un po' inventarsi. Poi qui, per esempio, in questo di qua invece è un lavoro che ho fatto per un cartone animato insieme a un altro ragazzo, Giacomo Boni, che lui è un ottimo animatore. Questo di qua è su YouTube. Levo la canzone perché non vorrei che ci bloccassero l'audio, però io qui ho curato tutta la parte dei fondali, sostanzialmente un po' del concept design, e qui ho utilizzato uno stile a cui devo molto, qua in questo caso, a Carlo Stanga, che è un bravissimo disegnatore milanese che consiglio a molti, che ha fatto per la Smemoranda, se non sbaglio, delle illustrazioni. Lui è un architetto. Sì. E mi sono ispirato un po' a lui, ma anche un po' allo stile appunto nuovo dei DuckTales. Qua, le animazioni sono veramente belle perché le ha fatte sto ragazzo, che tra l'altro viene dal fumetto, e sono Bello. molto fluide. Io qui, devo dire la verità, è un lavoro dove mi sono divertito. Ed è stato bello poter metterci, sempre semplificando, perché posso dire con orgoglio che siamo riusciti a farlo in 3 mesi, tutto sto Mamma lavoro. mia. Pochissimo. Sì, e Quanto infatti, dura? ma allora dura un 3 minuti, se non sbaglio, però diciamo che c'è il ritornello che si ripete, quindi un pochettino abbiamo fatto un po' i furbi da questo punto di vista. Però allo stesso tempo diciamo che è stato bello, perché a me l'animazione e il mondo dei videogiochi in generale mi è sempre piaciuto molto. E poi, ripeto, io sono uno di quelli che, per esempio, ti faccio vedere una roba di cartoni animati. Questi qua sono dei visual che mi hanno proposto di fare per un cartone per bambine. Io avevo soltanto i personaggini in 3D, e qui c'è quel discorso che ti dicevo prima, cioè avere dei personaggi 3D, e sostanzialmente io gli ho chiesto: qual è la storia di questi personaggi? Lei cosa fa? Lei cosa fa? Cioè, io passo Cerchi di veramente. entrare nella psicologia Sì. Io del personaggio. passo da questo a robe tipo splatter. Però io cosa penso? A parte il fatto che c'è il lavoro anche per dire: ok, le facciamo in 3D, quindi questa qua è la parte, quella più meccanica, chiamiamola così, dove io sostanzialmente fornisco del materiale per far lavorare gli animatori 3D. Però c'è anche quella parte in cui tu devi visualizzare un po' la scena, dove dici: ok, lei è la veterinaria, questa di qua è la rocker del gruppo, quindi dà forza a sto personaggino, le altre fanno da contorno ma comunque interagiscono. Certo. Oppure, che ne so, in questo caso c'è quella là che fa teatro, ognuna esulta e si comporta in maniera diversa, c'è la blogger che c'è il telefonino, ognuna ha una sua sensibilità. E anche qui, in una corsa, io cerco di dare a queste bimbe una sorta di recitazione sempre diversa a livello di posture. Poi il discorso che dicevo sul colore, qui vabbè, è una roba fatta in finto acquarello, però per dire, qui con la limitazione, dico sempre, con due colori si riesce anche a dare una sensazione di atmosfera. Questa qua tipo è la studiosa barra veterinaria, e l'altra è quella che suona il pianoforte, no? Ho cercato di Questo creare. modo trovi una fonte luminosa, riesci a mettere appunto con questi chiaroscuri l'atmosfera Sì. e già si delineano i personaggi anche Sì, attraverso cerco la di luce. mettere in risalto le parti importanti. Poi che qui ci sia un pesciolino e qui ci siano degli scarafaggi vengono un po' dopo, però l'importante è che il lettore, qua in questo caso un bimbo o una bimba, quello che è, va a scoprirsi, o comunque anche chi dovrà fare le animazioni va a scoprire quello che c'è dentro piano piano. La cosa importante è vedere subito.
Portava molto quello del libro della giungla, tra l'altro. Sì, un pochino sì. Poi, attenzione, poi ci sono il classico, questo qua sono dei disegni che ho fatto per un privato, per Natale, sono appunto anche queste cose che, dove io metto invece da parte Shiro e dico ok, devo fare una cosa Disney, quindi Paperina è questa, Zio Paperone è questo, questo qua è un amante dei fumetti, ho detto facciamo una cosa appunto... Molto bello questo, veramente. E fumetti Disney, come anche quest'altro con Nonna Papera, dove c'è la fattoria e loro vanno, erano tutti a tema natalizio. E ovviamente prima del colore c'è sempre lo schizzo, lo studio preparatorio, dove ci sono tutte quelle regole ferre, un po' di prospettiva, la macchina deve essere quella, cioè la macchina... Posizione, equilibrio, tutto ciò che riguarda l'impostazione della tavola, dei personaggi. Sì, poi, ripeto, con le illustrazioni uno può anche fare cose dove, per esempio, ogni tanto faccio queste cose così, dove c'è soltanto colore pieno, oppure, per esempio, vado un pochettino su questo genere qua, dove appunto anche qui colore pieno, senza tratto, però sotto il disegno c'è. Assolutamente. O per esempio, ti faccio... Sei insegnato alla scuola internazionale, eh? Adesso sei... ormai sei molto tecnico nel raccontare le fasi. Sì, cerco più che altro di fare una cosa pulita, nel senso anche qua, vedi, so qua lo posso mostrare perché uscirà ora ad aprile, ma già c'è l'anteprima. Io prima parto sempre da uno schizzo. Questo è sacro e profano, giusto? Sì, mi hanno chiesto una cover variant. Uno schizzo molto semplice, in realtà qua ho ripreso una pin-up in realtà. Poi cosa faccio? Dopo che mi sono ben fatto le linee dei layout, mi vado a fare quelle che sono appunto il clean up barra le chine. In questo caso io ho aggiunto dei grigi più che altro per aiutare me stesso a capire un po' i piani di colore. Dopodiché aggiungo ombre, effetti e basi piatte per dare, diciamo, una sensazione di quello che dicevo prima, appunto... di luci. Io qui non volevo fare una cosa dove appunto, come si dice, non volevo andare oltre lo stile di Mirko Andolfo, ma siccome per fortuna abbiamo una, diciamo, un punto di partenza simile anche a livello di colore, che poi era appunto il metodo di Barbucci e Canepa, sono rimasto molto sul suo stile, però sostanzialmente mi è venuto congeniale. Io sostanzialmente cosa ho fatto? Ho colorato il tratto interno, il tratto esterno l'ho lasciato di un colore un po' più scuro per far venire fuori alcuni elementi, però sostanzialmente siamo lì. E questa cosa, io diciamo del colore, qua ci sono altre tavole di altre cose che non posso far vedere. Non ti preoccupare, mi hai fatto vedere tanto, eh? Sì, diciamo che, ripeto, ecco, una cosa che è molto, diciamo, fra virgolette, problematica per me è non poter far vedere molto sui social fin quando la roba non esce. Ora, su alcune cose, tipo quelle dei... Di una tavola, penso che la voglia di mostrarla a tutti, no, è forte. Sì, però, sai, io personalmente mi piace, come vedi, ogni tanto io qualche live la faccio. Di disegno come fai tu e come fanno altri, però a me piace molto a livello di prodotto finito mi piace molto quando diciamo la persona comune va in edicola, compra edicola fumetteria, compra il fumetto e mi dice bello, prima ancora di sapere se io sono buono, cattivo, queste cose così, cioè mi piace molto il fatto che è un po' quello che facevo io prima. Quando appunto ero lettore prima di essere autore o comunque sia detto da voi, mi piaceva molto affezionarmi all'autore e poi scoprire chi era l'autore. Invece adesso c'è un po' questa tendenza che è giusta anche a livello di mercato, se noi non saremmo neanche qui, di vendersi molto come persone, che è giustissimo e funziona in molti casi perché il pubblico vuole giustamente quello. Però si è perso pure un po' che c'è molta fretta, io dico sempre ai miei alunni, non abbiate fretta di pubblicare subito quello che fate, magari prendetevi un giorno per rivederlo, perché spesso c'è un po' di fretta. Poi in realtà, dico la verità, a me piace, però mi imbarazza, perché il lato disegno fumetto
Io lo tengo, tu l'hai visto a Lamezia come sono, quasi da galera con certuni, però io tendo a separarlo un po' dalla vita privata, nel senso che se io mi trovo con gente del settore e gli va di parlarne oppure con alunni, io le live alle volte le faccio anche un po', da questo punto mi sento pure un po' in colpa perché so che risulto arrogante, le faccio anche come una sorta di tutorial gratis che voglio dare, però capisco che elevarsi a professore è sempre un po' da stronzi. Però Però diciamo ecco, uno racconta le proprie esperienze, i propri consigli, secondo appunto quello che abbiamo potuto sì. appurare, abbiamo potuto lavorando sul campo. Quindi non vai a dire nulla si parla di quello che ovviamente ci ha aiutato personalmente. Poi ognuno ovviamente ha la sua storia, il suo modo, è anche giusto, è anche bello così. Senti, Ciro, tu allora, ora torniamo a Ciro, non al fumettista. All'autore, tu sei palermitano, tu sei nato Sì, giusto? aspetta che allora mi ricarico così ti rispondo, vado a prendere Vai. un'altra cosa. Ciro, la benzina di Ciro, mi avete capito? È la birra, a tutta birra, però per fare 4 tavole al giorno, altro che birra, perché bisogna avere anche una certa elasticità mentale, non è facile. Poi bisogna anche lasciare un po' di spazio alla vita privata, presumo, ecco quella l'andremo anche adesso un pochino a scoprire, anche perché abbiamo pochissimo tempo e siamo quasi ai saluti finali con Ciro. Se c'è qualcuno che vuole intervenire, fare qualche domanda per salutarci, lui ancora apre birre. Sì, Vai. ci vado visto che è presto, mi hanno fatto notare, vado di birra, almeno. Allora, diciamo, sei un palermitano, sei un terrone trasferito a Torino. Esatto, diciamo che mi sono fatto 6 anni belli pieni a Milano. Ho fatto per 6 anni la vita del pendolare perché sostanzialmente lavoro per Disney. Milano ha ora 2 sedi Disney da quando c'è stata la scissione con la Panini, Topolino, così. Io devo dire la verità, lavoro più per Disney, diciamo il Global, Disney America, per Topolino, quello là, diciamo, da edicola, ho fatto delle cose che sono arrivate dopo, perché erano appunto passate prima dal Global. Io sì, ho fatto 6 anni belli pieni a Milano, devo dire la verità, è una bella esperienza. Te lo dico da terrone, veramente. Milano è una città che comunque mi ha dato molto e spero di aver lasciato qualcosa anche lì. E comunque sia, finendo la quarantena, veramente col treno 40 minuti con Italo. E allo stesso tempo, comunque sono molto legato anche con Milano. Torino, sono qui principalmente per la scuola. Perché appunto ho passato, lo dico sempre, ho dormito più in treno in questi ultimi 6 anni che non a casa. Cioè, veramente la mattina le alzatacce, perché mi capitano anche giorni in cui faccio 9 ore di fila di lezione, ma non lo dico per fare il fenomeno, anzi, Mamma mia. meglio così perché sono soldi, proprio detto in maniera. E poi fare lezione a scuola per me è un buon modo, ti dicevo, per rimettermi in gioco e imparare cose nuove. Lo so che è un paradosso, però è così. La verità, cioè comunque chi fa il libero professionista, cioè non c'è malattia, non c'è, ecco, è un lavoro che Ma infatti mi ricollego un po' al discorso della quarantena. Cioè io in realtà per quel lavoro che ti dicevo prima, io sono in quarantena dai primi di febbraio. Io sono una persona che amo molto stare fuori. Proprio in giro, cioè mi piace uscire, mi piace muovermi in generale perché appunto mi piacciono anche i momenti in cui ogni tanto, per esempio l'altro giorno ho comprato Diablo 1, sempre per fare roba vintage, ho comprato il primo Diablo e l'ho finito in 3 giorni, però diciamo che appunto non mi piace stare fermo a casa. In questo periodo ovviamente me lo faccio andare bene, però io sinceramente, come si dice, esattamente come te, stiamo sempre con il sedere incollato alla sedia. Quindi spesso poter andare a scuola ci aiuta, c'è una differenza. un'importanza per certi Ora ti versi, capisco. anche se è un Vabbè. impegno. Senti, noi siamo i saluti. Ci vediamo quest'estate giù in Calabria, in Sicilia? Se finisce tutto, spero proprio di sì. Speriamo, dai.
se finisce tutto, spero proprio di sì. Quindi va bene. Mi ha fatto piacerissimo sentirti. Piacere anche a me, caro. Teniamo duro in questo momento, siamo vicini a quelle persone che in questo momento stanno vivendo con Esatto, difficoltà. io infatti volevo pure cogliere l'occasione, lo so che del tuo ti sembra il momento tipo finale all'Amen, tipo quando c'è la cosa tipo consigli. Ci sono, oltre ovviamente a fare delle iniziative, quelle che appunto molti artisti stanno facendo, io consiglio molto anche di fare delle donazioni proprio per gli enti di qualsiasi tipo, cioè nel senso ce ne sono tantissimi, non sto a dirne uno anziché un altro, se no poi sembro di parte. Però appunto io consiglio molto di appunto, fare questa cosa delle donazioni perché servono tantissimo, perché appunto proprio mancano i materiali. Sì, Ho notato proprio questo io adesso che... sto aderendo a un progetto per dare un piccolo contributo con un'asta e penso di aver individuato come la Caritas, perché molte famiglie, specie al sud, che lavoravano magari, ecco, erano tutti precari, lavoravano in nero, adesso hanno difficoltà a comprare da mangiare. Sì. Io E quindi, ecco, c'è un aiuto per loro che... parlavo anche del discorso degli ospedali, che io ho qualche amicizia che lavora all'interno, tipo tra appunto anche non solo infermieri, ma anche semplici assistenti per gli anziani, e mancano proprio fisicamente mascherine e materiali. Quindi ogni aiuto tramite enti, ma anche tramite le aste, per esempio, c'è anche mio cugino che sta facendo per ora, come hai fatto tu, però lui con le magliette, perché lui è un tatuatore barra artista, così, e tutto comunque fa brodo, nel senso che, lo Assolutamente sì. diceva anche mia moglie, andate su Amazon, riempite il carrello, vedete quanto dovreste spendere, quello che dovete spendere fate una donazione a qualsiasi ente. Secondo me per ora serve veramente tanto. Poi un'altra cosa che io dico è, cioè, non dico di rimanere positivi perché sembra una cavolata, però diciamo che appunto godiamoci anche il fatto che chi può rimanere a casa è un privilegio. Lo Sì, so che sicuramente. serviremo tutti ad arresti domiciliari, però è una fortuna per noi poter rimanere a casa. Poi pensiamo anche a una scena. Immaginate un bambino ricoverato in ospedale e arriva la mamma, arriva il papà e gli porta dall'edicola un po' di fumetti. Questa Ah, quello pure. è una bella scena che voglio, ecco, dire, nel senso che anche in questi momenti difficili, ecco, il lavoro che facciamo può essere utile per... Noi alla fine siamo, allora io mi reputo un intrattenitore prima di tutto, poi c'è tutta la parte artistica, tutte quelle cose lì, ma sostanzialmente noi siamo come il dolce, no? Non è indispensabile, però ti fa stare meglio, cioè tu alla fine hai bisogno dell'acqua e del cibo, però sostanzialmente la fetta di torta è perché ti vuoi fare un regalo. Con i fumetti la stessa cosa, ti possono risollevare la giornata come fumetti, come cartoni animati, videogiochi, perché io faccio un discorso ovviamente proprio nell'ambito nostro, ovviamente del disegno. Quindi sono d'accordissimo con te, sono d'accordissimo con te e ripeto, speriamo che si trovi presto una soluzione, che sia una cura, che sia un vaccino, forse una cura è più veloce rispetto al vaccino, perché effettivamente, come giustamente detto anche tu nel tuo disegno, va bene, sembra che muoiono solo i vecchi, ma in realtà anche i vecchi sono ovviamente persone, hanno degli affetti, hanno una famiglia, e in realtà col tempo pure abbiamo visto che in realtà non è vero che muoiono soltanto gli anziani, perché sto virus purtroppo funziona e sono le difese immunitarie che fanno più danno, perché è una reazione del nostro corpo, quindi ognuno di noi è diverso, quindi ovviamente il virus è abbastanza blando, però è come se lancia le bombe sostanzialmente il nostro organismo, quindi ognuno di noi è a rischio, quindi la cosa, diciamo, principale è stare, come si dice, in casa per il rispetto degli altri, soprattutto, non tanto di noi stessi, perché ce ne possiamo anche fregare del fatto di stare a casa, però tendenzialmente dobbiamo ragionare che anche se noi stiamo bene, potremmo essere tendenzialmente Pericolosi per gli altri. pericolosi per gli altri, per chi è più a rischio, perché magari noi siamo, come si dice, cani di magra, non so se la traduzione arriva, però sostanzialmente c'è gente che invece rischia anche con un semplice contatto nostro È vero, è vero. Va bene. Teniamo duro, grazie Ciro della bella chiacchierata Grazie e buon lavoro e alla a te. prossima. Grazie. Ci vediamo presto.
A presto. Ciao, ciao, ciao. Ciao.